Con l'estate, il caldo e l'assenza di precipitazioni torna l'incubo della carenza idrica per i residenti dei colli di Pescara. La riduzione del flusso idrico riguarda il serbatoio di Valle Furci, che interessa circa 18.000 abitanti della zona alta dei colli, strada Colle Scorrano e Traverse e strada Colle di Mezzo. Dalle 23 alle 6 la portata idrica subirà una diminuzione che dal 29 giugno si protrarrà fino a lunedì 5 luglio secondo un cronoprogramma stabilito dall'ACA per tutelare i livelli minimi di acqua dei serbatoi. Non una chiusura dunque, ma una riduzione che in alcuni casi però trova cittadini esasperati da un problema ormai storico che ogni anno torna a riproporsi con prepotenza. Sicuramente è un disservizio e penso sia giusto anche che l'ACA magari ne tenga conto quando vado a formulare le bollette dell'acqua. Noi sinceramente con la riduzione idrica non abbiamo avuto problemi, la problematica ce l'abbiamo più con gli sbarzi di corrente che comunque sbloccano all'improvviso i macchinari, però la popolazione dei colli si lamenta perché se sale verso colli, la parte alta dei colli, loro la notte non hanno acqua. E l'anno scorso per più mesi non hanno avuto acqua la notte. Di sera c'è poca acqua, insomma. E lei come si sta attrezzando, come si sta organizzando per far fronte a questo problema? Niente, aspetto che torna l'afflusso normale. Siccome è un problema storico, come si organizzano i residenti? Autoclavi, botti, classico pentolame riempito e sparso per casa, quali strategie attuate? Finché si tratta semplicemente di una riduzione magari anche modica del flusso dell'acqua, diciamo che si può far fronte semplicemente limitando l'utilizzo alle ore diurne, alle ore notturne, limitarsi appunto a quello che può essere indispensabile. Altrimenti diversi cittadini sono organizzati con autoclavi, botti e quant'altro per far sì che non manchi l'acqua e che poi non viviamo tutti lo stesso periodo della giornata, c'è chi si sveglia presto la mattina, chi va a dormire tardi la sera anche per motivi di lavoro e quindi giustamente è costretto a farsi una doccia così e l'acqua appunto manca o esce a flusso ridotto, quindi appunto deve organizzarsi per forza di cose. Si sono organizzati predicando, sicuro, quello l'ho sentito, il resto non lo so.